Proloco, dico in diretta perché dopo l'emergenza Covid questa è effettivamente la prima puntata in studio con la presenza delle Proloco in studio, distanti naturalmente, ma naturalmente anche con il nostro pubblico a casa. Quindi ricordo subito ai nostri telespettatori di chiamarci lo 0432 573517 per prenotarsi per i tre domandoni della serata. Subito partiamo presentandovi il nostro filologico di fiducia, il più giovane, carnico, abbronzato e dimagrito, Enrico Radivo, eccolo qua. Grazie Alexis, buonasera a tutti. Ben chi a casa in queste nuove avventure pakistan. Io non sei a chi anche in veste di sorestanda filologica, perché tutti i nostri maggiori esponenti della filologica sono impegnati al congresso, ma chiacchierare dal congresso dopo tal cosa da puntate. Quindi io sporto il saluto a te personalmente, anche che dal nostro direttore Feliciano Medeot, che doveva essere chiuso not, che io sei a suppli, perché appunto l'ho impegnato in queste serate a Flumigel, e ovviamente che è di tutti i direttivi, dal nostro presidente, il professor Federico Vicario, che ti fa a te e a tutta la redazione, a tutti i concorrenti, a tutti la squadra, i miei auguri per la trasmissione di quest'an, e quindi per la spuntata che venirà da comunque. Certo, e noi ringraziamo la Società Filologica Friulana e domenica seguiremo in diretta anche il 97esimo congresso della Società Filologica. 90 vot, sì. Facciamo una media, dai, 97. Saremo in diretta da Fiumicello Villa Vicentina, ma la sfida di questa sera vede protagoniste le Proloco di Dignano e Maiano. Partiamo dai campioni in carica di Dignano, facciamo l'applauso a Massimo, che è il capitano. Hanno vinto per due volte, lo sapevo, e sfidano un'altra Proloco che ha vinto un'edizione della Proloco di Maiano con Daniele. Capitano, eccoli qua. Pronti per questa sfida, ma prima lanciamo una novità, ovvero quella del coinvolgimento di Promoturismo anche nei quiz video, in particolare dell'area enogastronomica. Ci spiega tutto Diana Candusso. Abbiamo deciso di inserire all'interno delle puntate di Lo Sapevo un contributo dedicato all'enogastronomia. E come lo faremo? Lo faremo grazie appunto all'area enogastronomia di Promoturismo FVG, quindi ci saremo io, Reika, Maila, Elisa, Lara e Leonora, che andremo a trovare i nostri produttori del Friuli Venezia Giulia, quindi cantino, aziende agricole, che si trovano in Friuli ma magari si trovano in qualche regione vicina a promuovere quelle che sono le eccellenze della nostra regione, e andremo proprio a fare a loro la domanda o le domande a cui dovranno rispondere i nostri amici delle Proloco. Per noi è un ottimo motivo per parlare di enogastronomia, per farla conoscere a un territorio che è importante, che è quello del Friuli Venezia Giulia, e soprattutto a un ambito così bello e molto passionale che è quello delle Proloco. In questo modo faremo conoscere anche quelli che sono le aziende, i produttori aderenti alla Strada del Vino dei Sapori, che è un progetto che comprende circa 400 strutture che sono proprio predisposte all'accoglienza turistica. Quindi al di là di assaggiare un buon prodotto, di sedersi a tavola e bere un buon vino, si prediligono anche proprio per l'accoglienza del turista. Grazie a Diana Candusso, che vedremo poi nei quiz, ma partiamo con il nostro primo cubo virtuale che ci porta anche al primo argomento della serata. Pulsantiere alle mani, i nostri capitani sono pronti, allora può partire il cubo. Sono attualmente i paesi del Friuli Venezia Giulia che fanno parte dei borghi più belli d'Italia. Quanti? 13, 11, 7, 10? A, B, C, D. Non sono 7, come dice Maiano, quindi Dignano ha la possibilità di rispondere. Non sono nemmeno 11, ma sono 13. Sono Claviano, Cordovado, Fagagna, Gradisca, Palmanova, Pofabro, Sapada, Sesto Reghena, Strassoldo, Toppo, Valvasone, Venzone. Vabbè, questi erano. Adesso andiamo avanti, partiamo bene direi, no? Una sfida al vertice tra le due Proloco che hanno vinto. Falsa partenza. Più edizioni, Dignano 2 e Maiano 1, ma andiamo avanti e vediamo qual è il prossimo cubo virtuale. 0-0 ancora, Dignano-Maiano. Vediamo il prossimo argomento.
naturalmente al mondo del nostro territorio. Di quale importante evento storico per il Friuli ricorre quest'anno il 600° anniversario? La fondazione di Aquileia, l'arrivo di Napoleone, la fondazione di Palmanova o la conquista veneziana? Ed è la conquista veneziana. Complimenti ai ragazzi di Dignano, che è avvenuta nel 1420. I primi 4 punti conquistati da Dignano. Daniele, tu su questa non eri preparato. Non ero molto preparato. Io so che voi, il vostro punto di forza è la musica, ma quest'anno la musica non c'è. C'è l'enogastronomia, ma anche quella, insomma, è uno dei vostri punti di forza. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il nostro prossimo argomento. Capoluoghi di provincia, qual è il comune più popoloso della nostra regione tra questi? Cordenon, Sacile, Monfalcone o Codroico? Sì, è Monfalcone, e dà la risposta esatta a Maiano. Sai quanti abitanti conta? Cioè, vediamo se proprio sai anche darci. A spanne? 20.000? 28.000 abitanti, no. Poi c'è Sacile 20.000, Cordenons 18.000 e Coedroipo 16.000. Non male, dai, se 5 punti li avete conquistati, complimenti. Andiamo avanti con il nostro quiz. Massimo lavora in banca, era lì che contava tutti gli abitanti. Non eri convinto della risposta. Ma non riusciva a trovare il numero esatto. Sport, parliamo di un giocatore che è rimasto nella mente di tanti tifosi dell'Udinese, sicuramente anche di Massimo. Oliver Bierhoff vestì la maglia dell'Udinese in quale stagione tra queste? 2000-2001, 90-91, 95-96, 98-99. Ed era 95-96. Corretto. 9 punti Maiano, Dignano 4. Da fare sugli abitanti e le date, le stagioni sportive, Massimo, vedi sbagliato. Troppi numeri durante il giorno, no? Quindi la sera non ne vuoi più sapere, giustamente. Maiano in vantaggio, lo andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Cultura. Ed è un accade oggi siamo il 2 ottobre. Ma nel 2 ottobre 1870 ci fu il plebiscito per l'annessione di Roma all'Italia. 4 anni prima si era svolto quello del Friuli, dove essi avevano vinto contro con 105.000 voti. Quanti i no? 36.000, 360, 36, 3.600. 3.600. Stanno pensando tutti. Tutti e due hanno detto A e tutti e due hanno sbagliato, perché erano 36, 36, sì. Dai, vabbè, sui numeri Massimo proprio non è per te, almeno di sera, di giorno spero che i conti tornino in banca. 9 punti per Maiano, 4 per Dignano, ma c'è anche l'aiuto da casa, ritornano i 3 domandoni e come di consueto partiamo con prima la voce misteriosa e poi 2 proverbi che Enrico naturalmente ci aiuterà per capire quella che è effettivamente la traduzione o quello che si intende dire attraverso il proverbio che mandiamo in onda. Ma prima partiamo con la voce misteriosa, il primo domandone. Argentina, non te puedo olvidar, y por eso yo te canto, hasta luego, mandi e ciao. Un saludo para todos, con amore dal Friul. Mandi, mandi, a Digi Furlans. Mandi, mandi, dice il nostro personaggio misterioso, la voce, chissà se qualcuno da casa l'ha riconosciuta. Qui in studio ci stanno pensando, ci stanno cercando di capire qual è il personaggio, la voce misteriosa di questa sera, ma tocca a voi a casa, 0432573517, oppure c'è anche un altro numero, vedo, 435, Enrico tu vedi fino là? No, parciale blanco. Vabbè, i nostri spettatori, fate 573517, quello sono sicuro che, sono sicura che sia il telefono preciso della regia, quindi provate a chiamarci e subito dopo la pubblicità daremo spazio ai nostri telespettatori. Ci vediamo tra poco, allora sapevo.
diretta Lo Sapevo, la sfida tra le proloquie di Dignano e Maiano. Mi dicono che c'è già pronta una telefonata per rispondere al primo domandone. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Sandro D'Agosto da Pignano di Ragogna. Sandro? Sì. Bene, Sandro. Lei sa darci già la risposta al domandone, ha capito di chi si tratta? Sì, Beppino Lodolo. Beppino Lodolo. Da cosa l'ha capito? Dalla voce, dalla voce. Vediamo se è proprio così. Aspetta, vediamo se è Beppino Lodolo e poi decidiamo. Argentina, non te puedo olvidar, y por eso yo te canto. Ed è hasta proprio lui, luego, Beppino mandi... Lodolo, cantante, cantautore friulano. Sì, sì. Sandro, lei però non mi ha ancora detto a chi vuole regalare i 10 punti in palio per il primo domandone. A quale proloco? Maiano. Maiano, ok. 10 punti a Maiano. Grazie Sandro per aver chiamato. Lo conoscete voi, no? No? Non l'avete riconosciuto dalla voce? No. No. Va bene, Sandro ha dato la possibilità, insomma, di andare avanti nel gioco a Maiano e adesso vedete che ha 19 punti, mentre Dignano ha 4. Remontada. Nessuno di voi aveva capito? No. No, la voce no. Misteriosa. Va bene, adesso però andiamo avanti con altri quiz. Dico ai telespettatori di continuare a seguirci e prenotarsi per i prossimi due domandoni. E vedo il Tassel che andrà in onda dopo. Prima andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale con l'argomento del prossimo quiz. Pronti con le pulsantiere, sia Daniele che Massimo. Conosciuto prima del 1478 il paese di Villa Vicentina? Scamarcio, Camarcio, Cassano, Gassman. Camarcio, giusto. Poi il nome Villa Vicentina fu introdotto dopo l'arrivo dei signori Gorgo di Vicenza. Perché parliamo di Villa di Fiumicello, Villa Vicentina, caro sì, Enrico? No, vimme tutta a casa queste domande su Villa Vicentina. E appunto perché il no prima scherzavi sul numero del congresso che è lì che sta nel 97esimo congresso da filologiche ci tenga appunto a partire da Way fino a domenica a Flumigel Ville Vicentine che sono due comuni che fino a qualche anno fa erano due comuni separati che dopo come tanti altri comuni della nostra regione hanno deciso di metterci d'ogni formando il comune di Flumigel Ville Vicentine. Quindi il 97esimo congresso da filologiche, primo viaggio praticamente tra i 100 anni di filologiche che il congresso ha fatto in questo paese, e al seguirà la normale programmazione di un congresso, quindi il clou al sarà la giornata di domenica, quando è la messa in Furlan, la messa grande in Furlan, e la presentazione dal numero unico, quindi di un grand libron, praticamente un madon, da che però è dentro praticamente tutta la storia, qualsiasi roba dal paese. Del paese. Quindi lì ci va da storie, a sfamese, la cultura, letteratura, sandè. Duce che al poese alveng chiappa dentro, che è il numero unico, che è curato da una persona che i tuoi telespettatori conoscono benissimo, che è Ferruccio Tassin. Che salutiamo con affetto. Ferruccio, ciao, ci vediamo domenica. Intanto Maiano è sempre in vantaggio, 19 punti, 8 Dignano, ma vediamo il prossimo cubo virtuale. Qual è l'argomento del prossimo quiz? Cultura. Quale concorso letterario in lingua friulana si svolge ogni due anni a Spilimbergo? Tra questi, Premi San Simon, Leon d'Oro, Funus, Zal, Barfurlan. Non è la C, vediamo se Dignano ha la possibilità di rispondere e dice Leon d'Oro. E invece Zal Barfurlan, la premiazione si svolgerà sabato 10 ottobre. Non siete preparati su questo tipo di domanda. E si confrontano, però vedo che c'è un po' di diatriba tra il capitano e il resto della squadra. Andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento.
con il nostro cubo virtuale. In quale anno l'APU Basketudine ritornò in Serie A tra questi? 2012, 2014, 2013, 2016. Avete ancora 8 secondi. Mariano dice 2012 e non è la risposta esatta. E nemmeno Dignano, perché è 2016. Però così così, ragazzi. Sono scarsetti. Scarsetti sto giro. Ma siete i campioni in carica però, Hanno due coppe, hanno il peso di due coppe, sono stanchi. Vabbè, vediamo il prossimo argomento. Il nostro cubo virtuale. L'oggetto misterioso, in 30 secondi compare una foto di un oggetto, noi vogliamo sapere che cos'è questo oggetto, ma soprattutto dovete indicarcelo in lingua friulana. Quindi parte subito la schermata, lo vediamo, tra poco, piano piano, comparirà l'oggetto e voi dovete dirci, è le britule, Masenin o Tenais? Masenin, dice bene Massimo. Enrico utilizzava il Masenin. Sì, no, beh, no, sei masse giovane par vedo prato il Masenin. In italiano, per cui quando lo avete capito, è il macina caffè, quindi che strumento è redo pra, per immaginare i sems dal caffè, che prima venivi in tostas col brustulin, che è un strumento che io ho in qualche chiesa vecchia, quindi era tipo un ebale con due pinze staccate, quindi prima i sems dal caffè venivano in tostas col brustulino e dopo maginas col maginin. Robe scacumono a me totalmente fuor dal mondo, in tal bar, fracchino i bottoni, arrivi il caffè, fino a menone il maginin in chiesa l'uveve, quindi fino a 60-70 anni fa, erano robe di uso quotidiano anche a chi da noi. Bene, bravi ragazzi di Dignano che hanno dato subito la risposta esatta. Vedete, Mariano 19, Dignano recupera, adesso è a 17. Andiamo a vedere il prossimo argomento, che è il nostro cubo virtuale. Domanda. Il friulano Annibale Frossi fu protagonista di una storica medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936 in Germania. In quale sport? Atletica leggera, scherma, sci nordico o calcio? Ed è il calcio e segnò 7 reti. Massimo, te lo ricordi? Sì, impensabile non. Dopo è collegato il ballone, insomma. Il ballone te lo ricordavi? Sì. Dignano quindi conquista 10 punti, 27, Maiano è a 19, ma ora siamo pronti per il nostro primo tassel, il nostro memory tutto in friulano, e quindi eccolo qua, in grafica può partire Daniele, capitano di Maiano, che è in svantaggio con la scelta delle prime due caselle. La 3. 3 dice. 3, poi? La 7. 7. Corretto, 3 punti conquistati, vai avanti. La 4. 4. La 6. 6. 4, 6 dice no, andiamo avanti con Massimo. La 1. 1. E la 4. 4. Corretto, 3 punti anche per voi, andate la avanti. 5. 5. E la 6. La 6, corretto, andate avanti. E 2-8. 2-8, quindi 9 punti conquista Dignano e 3 Maiano. Questo tassel legato naturalmente all'acqua con le sorgenti del Piave di Sappada 1 e 4, il Leggio 5 e 6, sorgente Touf, sorgenti cascate dell'Arzino 2-8, Sella Chiampon, sorgente del Meduna 3 e 7, nasce dal monte Caserine Alte. Questo dunque era il nostro primo tassel che vede Dignano in vantaggio anche in questo gioco. Quindi tra poco
comparirà la grafica complessiva del punteggio tra Dignano e Maiano, ma mi pare di capire che Dignano in questo momento è in gran vantaggio, ma c'è sempre l'aiuto da casa. Ecco, 36 punti Dignano, 22 Maiano, c'è l'aiuto da casa, quindi il nostro secondo domandone con il nostro proverbio in friulano. Quindi Enrico, certo, è pronto a leggerlo, mandiamolo. Prontissimo. Prima in grafica. Il secondo domandone. Allora, il proverbio che avviene not alle questa qui, alle altri alle il di e altri alle il fa. Us ricordin che non domandin una traduzione letterale dal proverbio, anche se che di usnot è un grun facile, si impartisco una roba a vonde facile, e che a te roba che ricordin alle che queste domande va al dispons per i nostri Sì, quindi vogliamo sapere che cosa si intende dire, ecco, sì, un po' il significato, aiutandosi con la traduzione, ma vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Voi l'avete capito qui in studio? Qualcuno sì, sì, altri no, tutti dicono sì, ma vedremo se è proprio così. Intanto noi andiamo in pubblicità e ci prepariamo per il gioco in friulano, subito dopo la pubblicità con le proloquo di Dignano e Maiano. Tra poco. Sapevo con Dignano in vantaggio 36 punti, Maiano 22, ma c'è un domandone, c'è il gioco in friulano, c'è un altro tassello e altri quiz, ma abbiamo lanciato il secondo domandone, il proverbio in friulano, vediamo se c'è qualcuno da casa che è pronto per darci la risposta. Con chi parliamo? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Pronto, sono Eugenia. Ciao Eugenia! Ciao. È tornata anche lei. Aspettavi il venerdì, invece andavi in onda di sabato e adesso siamo tornati in diretta di venerdì. Come stai Eugenia? Benino, grazie, dai. Sei contenta che c'è Enrico di dato il mezzo qui con me? Non sai che dito il mezzo? Oddio, è nato qui. Tu sei più contenta di vedere me, l'ho capito, dai, ma era solo perché, per dirti che c'era un tuo compaesano qui vicino a me. Sì, siamo paesani, ci conosciamo anche, dai. Bene, Eugenia, mi fa tanto piacere. E adesso, prima di chiederti la risposta, volevo sapere a chi volevi dare eventualmente 10 punti in palio, a Dignano o a Maiano? A Maiano. A Maiano, però bravo, vediamo Eugenia, se Eugenia dà la risposta esatta. Intanto provaci. Allora ci provo. Allora, fra dire e fare, no, cioè, diciamo questa sarebbe la risposta, ma invece in friulano credo voglia dire che non sempre quello che si dice di poter fare in teoria, in pratica poi non è che lo si può fare. Sì, bravissima Eugenia, bastava anche il nome che tu avevi staccato a dica, fra il di e il fale, tal mieci il mare, al sarebbe bastato anche quel, però non ti arniei che volevo insimpi là oltre. Comunque bravo, sì, la risposta Eugenia è giusta, bravo. Bravo Eugenia. Grazie per aver chiamato, continua a seguirci, adesso ogni venerdì siamo in diretta e quindi puoi chiamarci per dare l'aiuto alla tua proloquo preferita. 10 punti a Maiano, quindi siete a 32 in questo momento, e Dignano 36. Quindi Daniele, a te la scelta della busta, la 1 o la 2 per il friulano? La 2. Però io devo lanciare giusto la 2, ma devo lanciare la sigla tra le due lingue, il nostro gioco è friulano. Partiamo con Maiano che ha scelto la busta numero 2, che è questa. Sì. Tu preferiresti dall'italiano friulano o dal friulano italiano? Dal friulano italiano. E invece è italiano friulano. Sato, mi permette una piccolissima premessa, Alexis? Quindi, piccolissima, Sì, parole con la B, paesi con la B all'argomento. Ok. Paesi con la B. Sì. Uh-huh. Un'altra precisazione, sì, la speranza di non ringrazio Claudio, che l'ha preparata lui, quindi noi non avevo che preparare io, l'ha fatto lui. Grazie Claudio. Grazie al nostro
Claudio Romanzin, sempre molto Claudio preciso Romanzin. E puntuale, ci sarà anche lui in quest'anno di Lo Sapevo, ma partiamo con il minuto di tempo, come sempre se sbagli si riparte, ormai voi sapete benissimo com'è questo gioco, quindi pronti con i minuti, Bertiolo. Bertiolo. Bordano. Bordano. Butrio. Buri. Barcis. Barcis. Bicinicco. Bicinix. Baseglia. Basè. Bertiolo. Bertiolo. Bordano. Bordano. Butrio. Buri. Barcis. Barcis. Bicinicco. Bicinix. Baseglia. Basè. Bertiolo. Bertiolo. Bordano. Bordan. Butrio. Buri. Barcis. Barcis. Bicinicco. Bicinix. Baseglia. Basè. Bertiolo. Bertiul. Bicinicco. Bordano, scusami. Bordan. Butrio. Buri. Barcis. Barcis. Bicinicco. Bicinix. Baseglia. Basè. Bertiolo. Bertiul. Bordano. Bordan. Butrio. Buri. Barcis. Bicinicco. Baseglia. Tempo scaduto. Baseglia è Baseglie o Baseglia? Sì, dipende. Sì, no, tu hai benissimo. Baseglie è il nome ufficiale. Dopo sì. Anche io lo già reso Baseglie, però sì, in comune di Spilimberg. E gli altri mi pare che savesse due da Cassonno. Poi Basaglia Pente è Visepente. Sì. Barbeadis, Barbeadis, i tramonti di sopra. Sì. Bando, Bant, Morsano. Biauzzo, Blauch. Esattamente. Quindi, diciamo 5 punti su 10 avete conquistato. Di conseguenza per voi la 1. Quindi paesi con la V. Con la V. Con la V di Verona. V come vulcano, a Digla. O di Venezia. Francesca Michielin. O di Villa Vicentina. Giusto. Partiamo allora con il minuto, Massimo sei pronto? Pronti. Io in friulano e tu in italiano. Partiamo col minuto. Villeneuve. Villanova. Ville Vicentine. Villa Vicentina. Viluce. Villuzza. Villes. Villesse. Ville Chiacce. Villa Caccia. Ville Guarbe. Villa Orba. Ville di Chiarni. Villa Santina. Vil di Sot. Vil di Sot. La cadena. Vil di Sot. Devo ripartire. Villeneuve. Villanova. Ville Vicentine. Villa Vicentina. Viluce. Villuzza. Villes. Villes. Ville Chiacce. Villa Chiacce. Ville Guarbe. Villorba. Ville di Chiarni. Villa Santina. Vil di Sot. Vil di Sot. Villa di Sotto. Villeneuve. Villanova. Ville Vicentine. Villa Vicentina. Viluce. Villuzza. Villes. Tempo scaduto. Non era semplice. Non era per due la semplice, sì. È Tramonti, Tramonti di Sotto. Di Sotto. E sa sai che dopo la visita avanti qui a Tisdor che io dico Tramonti di Sotto. È Vil di Sora, è Tramonti di Sopra. E Vil di Miec, Tramonti di Mezzo. Quindi voi 7 su 10, 7 punti, non male. Bravo, bravo. 43 punti Dignano, 37 Maiano. Pronti con la pulsantiera perché partiamo con altri quiz e poi ci sarà un altro tassello, un altro domandone. Vedete che Dignano è ancora in vantaggio, ma vediamo come andrà con i prossimi quiz. Vogliamo subito scoprire il prossimo argomento. Enogastronomia, subito vediamo il video realizzato dai nostri amici di Promoturismo, in particolare da Eleonora, vediamo. Siamo qui con Mattia dell'antica distilleria Pagura, anche aderente alla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia. La domanda è: la grappa è un distillato di frutta, cereali o vinacce? Commento alla risposta dei nostri amici di Promoturismo. E chiediamo di.
La grappa è l'unico distillato fatto da una materia solida. Noi come distilleria selezioniamo le migliori vinacce di vitigni autoctoni friulani per dare alla grappa un sapore che rispecchia i vini e le uve del territorio. E complimenti, grazie. E complimenti, a Massimo, che si intende allora di grappa e di vinacce. Se lo sapevi che ca. Sì, invece da Maiano, dove no, fresco? Avevo calcato anch'io, ma in ritardo. In ritardo, è stato veloce Massimo. Allora, siamo pronti per il prossimo argomento, andiamo a vedere subito il nostro cubo virtuale. Tanto Dignano 48 grazie. Punti, sempre in vantaggio, Maiano 37. Sorpresa! Questa ce la può commentare anche Enrico. Quale materiale si estrae dalle cave nell'area di Malga Pramosio? Ghiaia, marmorino, pietra piacentina, grigio carnico. Ed è proprio grigio carnico. Qui avete conquistato 10 punti. Sì, di Ginca era anche facile da indovinare, per un calzato che è in Malga Pramosio, sicuramente i nostri amici sono stati su quest'estate a mangiare un tipo di polente frico, immagini. sì, no, grigio carnico è il tipico marmo che si chiama sudano winchiarni, è un par di chiavi in mo attive, forse la più grande proprio che è su in Pramosio. E un altro marmo che mi piace ricordare è il marmo rosso di Vergenies, che anche lì hanno delle piccolissime chiavi che chiavano in mo qualche blocco ogni tanto. Sono anche queste piccole robe che caratterizzano i nostri territori, chiarniel, ma anche di tutto il Friuli. Molto bene, grazie Enrico e complimenti a Dignano che continua a essere in vantaggio, 58 punti, Maiano 37. Daniele, preparati anche tu con la pulsantiera al prossimo quiz, andiamo a vedere il nostro cubo virtuale. Qual è il prossimo argomento? Territorio, andiamo a Pordenone. Qual è il campanile più famoso in provincia di Pordenone? Il campanile Toppo Valtrattina, Valmontanaia, Pordenone. Il campanile Valmontanaia. Massimo poi anche commenta, no? Da solo le risposte, no, con la squadra. Non sto scherzando, è una ballata che conosco a memoria, ma anche Simone. Io non lo sapevo, altrimenti avrei evitato certe domande, non sapevo. Allora andiamo a vedere se invece Daniele nel prossimo argomento è più preparato, ovvero la Prologo di Maiano. Tanto Dignano è sempre in vantaggio. Ragazzi, siamo in diretta, cioè non è che volete fare ecco comizio. Andiamo a vedere il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Mito del ciclismo grazie al Giro d'Italia, quando è stato scalato per la prima volta però dal versante di Ovaro. Nel 97, nel 2005, nel 2003, nel 2007? Non nel 2003. Quindi Maiano ha la possibilità di rispondere, non nel 97 ma era il 2007. No, niente, sto giro è così. È andata così, 63 punti Dignano, 37 Maiano, abbiamo ancora un quiz e poi il nostro secondo tassello. Vediamo il prossimo argomento. Territorio, e qui tornano i video. Vogliamo sapere il nome della località del Friuli Venezia Giulia che vedrete tra poco in video. Qui secondo voi siamo a Giulio, a Forni di Sopra, ad Arta Terme o a Forni di Sotto? Qui siamo a Giulio, giusto? Bravi ragazzi di Maiano. Che quindi adesso si trovano a 41 punti, mentre Dignano è sempre a vantaggio a 63. Siamo pronti per il tassello, dobbiamo andare in pubblicità, chiedo l'aiuto alla regia. Pubblicità e poi ritorneremo. No, mando il domandone però, Mandiamo il domandone? Mandiamo il domandone, quindi il secondo proverbio, Enrico, pronto? Vediamo assieme, così poi lasciamo ai telespettatori la possibilità di chiamarci in diretta. Allora, il secondo proverbio che us proponin è questo. Al val plui un plat di bon accet,
che non plat di arost. Vogliamo sapere che cosa si tende a dire con questo proverbio? Chiamatelo 0432 573517, poi c'è anche un altro numero di telefono che è lo 0422 43 58 64, così avete la possibilità di telefonare e anche in due persone contemporanee riusciamo a sentirle in diretta. Ci vediamo tra poco, lo sapevo! Subito una telefonata pronta per il nostro terzo domandone. Pronto, con chi parliamo? Buonasera, sono la signora Romalisa. Da dove chiama? Dignano. Dignano. Allora, io però, anche se è di Dignano, voglio sapere a chi vuole regalare i punti. Alla parola con Dignano? A Dignano. A Dignano, quindi qua non si discute. Dignano per Dignano. Provi a darci la risposta allora, vediamo. Ma da come la interpreto io, secondo me vale più una buona accoglienza che un gran piatto ricco. Sì, di Jarez, signora Anna Maria? Romarisa, no. Roma. Scusi. Sì, si può accettare come risposte giuste, quindi di sponsa van a Dignan e avanti tutta. Grazie per aver chiamato. L'avete riconosciuta? È la mamma, finalmente. Il componente della squadra di Dignano. Abbiamo anche noi i nostri assi. Salutiamo la mamma. Grazie per aver chiamato, non so se c'erano altre telefonate, eventualmente le sentiremo, anzi prenotatevi già per la prossima puntata a sto punto. E noi siamo pronti per altri quiz. Daniele è un po' giù di morale, hanno vinto un'edizione, sono pronti loro sempre a vincere, a festeggiare, adesso si trovano in questo momento di difficoltà, 41 punti, Dignano 73. Due coppe invece hanno alle spalle Massimo e i componenti della squadra di Dignano, quindi insomma siete reduci della vittoria dell'ultima edizione. Ma adesso state concentrati, andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Perché il quiz che andiamo a vedere in questo momento è proposto da un sindaco davvero molto bravo e simpatico, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Di Berna, vediamo. Una domanda, potrebbe essere curiosa, in realtà potrebbe essere anche facile perché se ne è parlato tanto della contea di Gorizia, già dire contea vi aiuterò nella risposta. La domanda è questa, secondo voi quanti anni fa è entrata per la prima volta nella storia la città di Gorizia? Vi ho aiutato con la contea. 500 anni? 1000 anni? O più di 1000 anni? Vi ho aiutato con la parola contea. Di più non si può. Di più è l'aiuto in casa o la telefonata. Allora, 800, no, bisogna vedere la grafica ragazzi. 800 più di 1000, 500, 1000. A, B, C o D, avete adesso più di 1000 anni. Sindaco di Gorizia Di Berna ha voluto anche commentare la risposta, ascoltiamolo. 82 punti di Gnano. Mi spiace se non avete indovinato subito. La risposta sono più di 1000 anni. Era impossibile ricordarvi che era precisamente 1019 anni, il prossimo anno sono 1020. Perché per la prima volta il nome di Gorizia entra nella storiografia in un atto dell'imperatore Ottone III il 28 aprile del 1001. Perciò naturalmente questo, e vi rammento che perciò ogni 28 aprile a Gorizia ci sarà Contea, un grande evento in cui ripercorreremo la storia per sapere dove eravamo ma anche dove andremo. Grazie Rodolfo Di Berna, sindaco di Gorizia, per essere intervenuto in questa prima puntata. Vedete che Dignano in questo momento è in vantaggio, 82 punti, Maiano 41. Andiamo avanti, vediamo altri quiz, il nostro prossimo cubo virtuale, vediamo dove ci porta, in quale argomento. Cultura. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, all'inizio di un famoso romanzo italiano, quale tra questi? I Promessi Sposi e Non ho paura se questo è un uomo, è il nome della rosa.
Se questo è un uomo di Primo Levi, giusto? Dignano sta prendendo il volo, come dire, no? 86 punti, Maiano 41, ma ci sono altri quiz. Lo andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Qual è l'argomento? Diana Candusso, che ci porta un altro quiz legato al mondo dell'enogastronomia. No, oggi siamo a Casa Eus Veneti a parlare di formaggio Montasian nell'ambito di una manifestazione che parla di formaggi del Veneto e non solo. Nello specifico siamo nello stand del Friuli Venezia Giulia, dove il Montasio è rappresentato con queste due bellissime immagini che ritraggono il formaggio Montasio e l'altopiano del Montasio. La domanda di oggi è: quante sono le stagionature del formaggio Montasio? Quante sono? 2, 4, 6. Maiano dice 6, non è così? Dignano ha ancora la possibilità di rispondere. Avete 11 secondi ed è 4. Ma vediamo precisamente la risposta con Diana. Tanto Dignano 90 punti, eh? Ecco, allora raccontaci quali sono le quattro stagionature. Allora, le stagionature del formaggio Montasio sono quattro e la prima è fresco, da 60 a 120 giorni, mezzano, da 5 a 10 mesi, stagionato, oltre i 10 mesi, per arrivare allo stravecchio, che ha oltre i 18 mesi. Perfetto, ringraziamo il nostro amico Gava del Consorzio Montasio e ci rivediamo alla prossima. Grazie Diana, grazie mille davvero per questo contributo. Vedete, Dignano 90 punti, Maiano 41. Sul formaggio mi sei caduto. Cioè, sì che il frico da voi è buonissimo, l'ho mangiato io alla Festival di Maiano, però le stagionature sul Montasio non ho niente da fare. Vabbè, e beh, anche il vostro, frico, caspita, quello di Carniacco non si può... Carpacco. È da un po' che non mangio fricco, quindi devo ritornare da voi a provarlo, a rimangiarlo. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, perché mancano due quiz. Andiamo al prossimo cubo. Qui dove ci troviamo? Venzone, Cividale del Friuli, Palmanova, Codroipo. Non è la B. Non è Palmanova. Non è la B. Ma è Codroipo. Giusto. L'ultima domanda. Cos'è che vedi? Il campanile? Cioè, riconosci tutti i campanili? No, la piazza non è impensabile. Giusto. No, e voi a Codroipo, insomma. Vai a Codroipo. 94 punti Dignano, Maiano 41. Abbiamo l'ultimo quiz. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Non vale 50 punti, ve lo dico già. Cultura, ma legato sempre al territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare in questo caso delle Valli di Natisone. Come si chiama il personaggio delle Valli di Natisone legato alle Aganis? Morà, Scrat, Nisbert, Crivapeta. Crivapeta. Giusto, Crivapeta. Molto bene, la di molto bene, davvero bravo. No, ho un libro a Chiasa, ti giuri. Cos'hai il libro? Ho i libri sull'argomento. Cioè, sto giro era preparatissimo, ha studiato, ma hanno vinto due edizioni. Impossibile batterli. Abbiamo tempo anche per il tassel? È talmente... Sì? Ok, allora il secondo tassel, dove diamo subito la possibilità a Daniele di partire con la scelta delle due caselle. 3. 3 dice? No, 8. 8. No, andiamo avanti con Massimo. 2. 2. 1. 1. No. Daniele, te. 4. 4. 1. 1. No. No. Sono tutti castelli. Massimo. 5. 5. 1. 1. 3 punti, vai avanti, conquistati. 4. 4. E 2. 2. Ottimo, puoi andare avanti. 8. 8 dice.
Passiamo a pensare. 8, sì. Ragazzi, 8, dalla regia. 8. Non l'ha messo. Questo va. Rivinga, tira pure il bot. 8. Prova in furlan. Bot. C'è un problema tecnico. E mi sa che finiamo qua. E quindi il punteggio del Tassel a questo punto non lo teniamo in considerazione, sì, perché ci siamo bloccati. Il Tassel, il secondo Tassel, riguardava i castelli, il castello di Cassacco, di Artegna, Sesto Arregono e San Giusto a Trieste, ma ci siamo bloccati per un problema tecnico e comunque insomma non cambiava le sorti del gioco. Andiamo comunque a vedere il risultato finale senza considerare appunto il Tassel, il vincitore della prima puntata della quinta edizione di Lo Sapevo. Rullo di tamburi. Maiano 41 punti, vince Dignano con 110. Sapevo, perché avete vinto due edizioni e continuate, andrete alla seconda fase, ma devo dire che la Proloco di Maiano quest'anno è stata molto brava e siete riusciti a organizzare il Festival di Maiano. Per voi è la manifestazione principe? Sì, la manifestazione principale che organizziamo da 60 anni, quest'anno era proprio il 60° della nostra edizione. E è stata una scelta difficile all'inizio. Abbiamo pensato di riuscire a farlo, di riuscire a farlo e farlo in sicurezza, perché quello era l'obiettivo. E è andata bene dal punto di vista della riuscita della manifestazione. Ovviamente i numeri erano ridotti rispetto alle precedenti edizioni, però è un segnale importante secondo noi, sì, dal punto di vista della ripartenza del territorio e del poter fare anche qualcosa in quel periodo là, perché ovviamente luglio-agosto era forse la situazione che consentiva di più di riuscire a fare le cose. Avete in programma altri eventi? Dignano ancora ferma come Proloco voi? Beh, adesso momentaneamente ci saranno le classiche, se potremmo farlo, iniziative di Natale, ma aspettiamo di capire un momentino come procede. Sì. Io ringrazio davvero la Proloco di Maiano, fatevi ripescare perché c'è comunque ripescaggio, certo. E quindi vi aspettiamo sicuramente anche con un possibile ripescaggio. Grazie alla Proloco di Grazie. Maiano. Attenzione, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a Francesco Snidero qui con me in studio, alla regia di Pierangelo Buttazzoni, Gian Domenico Ricci e il mitico Gianni. Grazie per l'attenzione, ciao, buonasera. Bravo.